Dico questo, non crede che in questo punto qui, in questo pezzo, servirebbe una batteria? Lui mi disse, che cosa? No, io dicevo semplicemente che in questo momento del film, sempre un po' tremando, ho pensato che mi avrebbe picchiato. Invece non solo mi, non mi ha picchiato, ma ha chiamato un batterista. L'ha fatto venire, gli ha dato delle indicazioni e io ho avuto la soddisfazione meravigliosa, diciamo manco 30 anni credo, di aver, come dire, in qualche modo, non dico contestato, ma chiesto una cosa lì per lì. E lui con l'umiltà che soltanto i grandi hanno mi ha accontentato, sapendo benissimo che poi la batteria non c'entrava niente. Peggio di lui. Difatti la mia batteria non c'è. Perché io quando ho sentito aveva ragione lui, non serviva. Però questa è la prova che non bisogna chiamarsi Zeffirelli per forza per poter interloquire con un grande che se è grande, è grande soprattutto perché sa ascoltare tutto. Anche nei piccoli piccoli, così come ero io in quel momento. No, è normale che il regista dica il suo giudizio anche durante la registrazione. Sarebbe meglio che il suo giudizio lo desse prima della registrazione, quando siamo al pianoforte. Però, come giustamente hai detto te, nel pianoforte tu fai sentire un accompagnamento e una melodia, che a volte lì per lì, perché io penso che quando hai fatto sentire la mia volta a quel signore questa melodia qui. Credo che era già giusta, lo dice, ok, questo film ha vinto un Oscar, grazie a questa musica. No, grazie al grande film. Diciamo la verità, la padronanza orchestrale, la competenza e anche il coraggio nell'inventare dei nuovi timbri che mai fino allora si erano sentiti in una colonna sonora, è stato uno dei motivi per cui Ennio Morricone è diventato un musicista famoso e invidiato in tutto il mondo. Perché prima di lui questi suoni in orchestra si erano sentiti, perché forse Hindemith li aveva usati, ma in un film mai, e soprattutto mai in un film popolare, un film commerciale, un film che ha incassato milioni e milioni di dollari in tutto il mondo. E cui a volte il tema suonato al piano ci fa già presagire un mondo, altre volte giustamente è simbolo di, come dire, di piccineria, nel senso che dice vabbè, ma la sorpresa del compositore poi vive nell'orchestrazione, nella strumentazione, nel ritardare la ritmica, nello strofizzare, nell'agire su quel piccolo materiale che in quel momento è piccolo, d'accordo? Per cui ci può essere, e a me è successo con lui, per questo mi permetto di parlarne, perché c'eravamo io e lui, mi è successo di fare una cosa che è all'opposto di questo. Se noi diciamo che la prassi è, io compositore ti faccio sentire il tema, tu mi dici il tema è ok, anzi, dire più di uno, tu scegli, voglio questo, perfetto. Poi io compositore orchestro quel tema, so che quando lo suonerò tu lo avrai già sentito e sicuramente sarai più felice di sentirlo suonato bene da un'orchestra che non in maniera, diciamo, improvvisata in un salotto di casa. E questa è la condizione normale. Poi c'è l'altra, o le altre. Una volta è successo per un altro film che abbiamo fatto insieme, perché per una serie di motivi il film doveva essere, perché c'era Goffredo Lombardo che premeva, perché questo film era un film ambientato ai tempi di Gesù e alla storia del 4 di maggio, quello che non arrivò mai alla capanna, e voleva che uscisse per forza il 6 gennaio. Io fino a quel punto finivo il girato il 28 novembre. Pensate voi come per cui poi la fine è venuta il 6 gennaio, di 2 anni dopo, comunque non importa, quello è un altro discorso. Noi facciamo un film e io non c'era fisicamente il tempo di farlo sentire il tema, ok, per cui lui mi ha fatto sentire per telefono, io stavo nel deserto della Tunisia, una roba che io sentivo così, un provino, meglio. E poi semplicemente dico, sì Ennio, va bene, ma... E lui mi disse una sola cosa, dice, senti un po', c'ho un'idea. Dico, dimmi.
ma tu ce l'hai un momento del film di 5 minuti in cui io posso dispiegare tutta la regalità, tutta la maestosità, la magniloquenza della natività? Perché alla fine poi finiva che nasceva Gesù. La risposta era no. Io dico sì! Come no? Sei sicuro? Guarda che durerà 5-6 minuti. Ma ti assicuro che cascasse è nato. Lo ha fatto. Naturalmente non me l'ha fatto sentire al telefono, non era possibile. Ma io stasera ve lo faccio sentire, ve lo faccio anche vedere, perché sono 5 minuti di musica, che poi nel film ci sono tutti e 5, non c'è un taglio. Io ho scritto, ho girato, ho fatto apposta di mettere insieme delle scene apposta per poter mettere tutto intero questo pezzo, in tutta la sua crescita, che parte con una specie di arpeggio, che poi questo arpeggio piano piano viene fiorito, poi arriva il coro, entra l'orchestra e si esalta in una reiterazione schumanniana, che secondo me è, credo che sia qualcosa che abbia molto a che fare e che abbia molto merito col fatto che questo mio piccolo film da 12 anni viene messo in onda ogni anno alla Befana sul canale 5 ed è in assoluto l'evergreen televisivo più messo in onda della storia della televisione. Ce l'abbiamo i budini? No, possiamo fare la proiezione? Mandi. Adesso parti per esempio, stiamo improvvisando tutto, niente di tutto questo. Comunque lo volevo dire un principio generale che ho appurato in tanti anni di lavoro. Al contrario di quello che pensa Stefano, io credo che una buona musica per un film non buono non serve a niente, non può aiutare. Una cattiva musica per un film buono aiuta. Perché la musica, diceva lui all'inizio, ha una flessibilità, una possibilità di adattamento con le immagini, specialmente con le immagini, non solo che riguardano la nostra cultura di ascoltatore, ma anche è influenzata dalle immagini. Il pubblico è influenzato dalle immagini nell'ascolto e nell'accettazione della musica. La cosa fondamentale è che la musica si senta. Perché se non si sente, la più bella musica del mondo fa schifo. È proprio così. Molte volte delle buone musiche di altri, anche di miei colleghi, che non si sentono, che io conosco così perché avete sentito il disco, non si sentono e sono proprio delle cose completamente inutili. C'è una ragione, ho scritto qualcosa su questo argomento, che siccome un orecchio umano non è abituato ad ascoltare come la vista, nel film la vista è avvantaggiata rispetto all'orecchio, all'udito.